quello che sta accadendo è una riedizione della passione. Ci sono altri cristi, altri condannati, altri innocenti e altri violenti che decidono la morte di altri. Intanto quest'anno in tutte le parrocchie riprendiamo a pieno titolo il Triduo Pasquale, che per noi è il cuore dell'anno liturgico. Vorrei lanciare un invito particolare per la processione del Cristo morto e dell'Addolorata del Venerdì Santo. In fondo è la prima processione che facciamo post pandemia. C'è ancora tanta paura, ma credo che la guerra in atto ci ponga ancora di più nella possibilità di rispondere con la presenza. Ovviamente si è all'aperto, quindi pericoli di contagio sono al minimo. Sarebbe un bel gesto se gli avellinesi si unissero a questo pellegrinaggio alle ore 20 e 30 di venerdì, solo un'oretta, il percorso sarà più breve, quindi sarà agevolmente aiutata la partecipazione di tutti. Riprendere, per noi anche questo è un gesto di vita, riprendere una azione liturgica esterna alle nostre chiese, quindi invito tutti. Questa storia drammatica della Settimana Santa è quando Gesù è rimasto abbandonato da tutti, però alla fine lui ci ama, lui ci accoglie. Infatti queste persone che lasciano le sue case per i bombardamenti con i suoi bambini arrivano in Italia, noi come la Chiesa, come Vescovo, come padre, ci fa veramente una cosa veramente grande e positiva. Volevo accennare anche a ricordare queste parole, ricordando parole del Vescovo, che noi questa opera del bene abbiamo iniziato ancora prima di questa guerra, insieme con la diocesi in Ucraina, con le case di misericordia per bambini disabili. Comunque stiamo continuando di fare tutto possibile per essere vicini a questo. Padre Roman e il Vescovo stanno conversando sugli aiuti, sul da farsi, perché non finisce ora tutto qui, insomma, la raccolta continua e la Chiesa naturalmente confida naturalmente sempre nella bontà, nella sensibilità della comunità diocesana. Ecco, con questo servizio credo che abbiamo reso così un doveroso spazio a questo tipo di informazione in un mondo così lacerato. Vi saluto dal centro anziani, Paolo Materazzo, arrivederci, buona giornata a tutti.